Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati. Attendiamo giusto qualche altro minuto che entra anche qualcun altro di partecipante, così diamo il via al webinar di oggi. Ecco, magari per chi è già connesso, come sempre faccio delle piccole precisazioni. Innanzitutto, ecco, per chi è la prima volta che partecipa ai nostri webinar, mi presento brevemente, sono Cristian Maddaluni e sono Marketing Specialist del team di Lab. E oggi sarò il moderatore del webinar Estetica, la materia oltre la materia. Il relatore sarà Roberto Sigonolfi, che molti già conoscete. Ciao Roberto, grazie ancora per essere qui con noi. Salve a tutti gli spettatori. Ecco, Roberto, questa tematica dell'estetica, oltre a trattarla nel webinar di oggi, l'ha trattata molte volte anche in quella che è la nostra biblioteca dei contenuti appunto dedicati alla mediologia, al Filtech, dove appunto Roberto è autore di molti dei contenuti. Ecco, quindi alla fine del webinar, oltre al materiale che vi verrà condiviso, quindi slide o registrazioni, io come sempre vi lascerò un link che va alla bibliografia di Roberto e lì potete comunque arricchire la conoscenza di questa tematica, non solo col webinar di oggi, ma anche con i contenuti che Roberto appunto ha scritto. E Roberto, io non ti levo altro tempo, come sempre auguro un buon webinar a tutti e ci vediamo ecco, per qualsiasi domanda o altro durante l'incontro. Di nuovo un saluto a tutti i partecipanti, un saluto a Christian e un complimento anche per la sempre ottima organizzazione di questi webinar molto formativi e anche abbastanza seguiti, apprezzati, come leggo anche da alcuni complimenti sia nelle chat e anche sulla pagina LinkedIn sul profilo LinkedIn di ADV Media Lab. Si cerca, quello che cerchiamo di fare è quello di offrire una conoscenza che in questi webinar è una conoscenza che sia spendibile, nei vari ambiti della propria vita, quindi dal mondo del lavoro innanzitutto, dal mondo più nello specifico nel mondo aziendale, del marketing, di tutte, diciamo, le branche dell'economia e del lavoro che tocca nello specifico a ADV Media Lab. Ma anche, diciamo, offrire una formazione culturale a 360 gradi, in particolare su quelli che sono i fenomeni e i temi principali dell'attualità, della società postmoderna. Questi webinar vertono molto sulla postmodernità. E offrire una lettura, una comprensione e anche offrire una disposizione al cimentarsi, alla pragmaticità, al cimentarsi con la realtà postmoderna e farlo a 365 gradi, diciamo, con un taglio multidisciplinare che va dalla sociologia, alla psicologia, alla filosofia, fino ad arrivare anche a nozioni di metafisica. Il webinar di oggi è sull'estetica, si intitola La materia oltre la materia. E il titolo già dovrebbe essere evocativo, non è un caso che riscegliamo in questi termini i nostri titoli, perché appunto la materia oltre la materia, cosa sta a significare, a rappresentare? Che probabilmente, che ne dicano tutta una serie di luoghi comuni, stereotipi, ma anche quella che è la concezione filosofica, epistemologica dominante, la materia non è solo materia. La materia assoluta direbbe, ecco, abbiamo parlato di metafisica, direbbe un filosofo, René Guénon, è impossibile da raggiungere. È uno dei due poli della realtà. Sarebbe come voler raggiungere uno dei quattro elementi dei filosofi presocratici. È impossibile arrivarci. La materia, quindi come quantità pura, come un qualcosa di puramente quantitativo, per come lo intendono erroneamente le filosofie moderne, è un qualcosa di impossibile da raggiungere. In realtà, quando si parla di materia, anche da un punto di vista scientifico e filosofico,
si parla di qualcosa che non è solo materia, non è solo qualcosa di quantitativo, ma è qualcosa che contiene dentro di sé anche la qualità. Perciò la materia oltre la materia va letta oltre la materia. Quello che faremo in questo webinar, ma anche che facciamo nella nostra opera quotidiana, è quello di comprendere, nella nostra opera divulgativa quotidiana, quello di comprendere quali sono le proprietà vive, in questo caso stiamo parlando appunto della materia e quali sono le sue proprietà estetiche. Perché se è vero che la materia va oltre l'idea che ne dà il materialismo stesso, la concezione scientifico-filosofica fondamentalmente imperante ancora oggi, se è vero che la materia non è solo quantità, ma ha dentro di sé anche delle proprietà qualitative, e queste proprietà qualitative non possono che essere le proprietà del polo opposto, quindi del polo dello spirito, di quella che potremmo definire volgarmente una forma di materia immateriale, invisibile, sottile, intangibile. Se è vero tutto ciò, allora è vero che la proprietà per eccellenza della materia che rappresenta questa qualità, che rappresenta quest'afflato spirituale che fa sì che ogni corpo, il corpo in fin dei, un corpo in fin dei conti è un pezzo di materia, ma che ha una proprietà specifica, che sono le proprietà qualitative e che lo rendono diverso da un altro corpo. Bene, è l'unica, forse il parametro per eccellenza per comprendere quali sono queste proprietà, per comprenderle non per forza dal punto di vista concettuale, anzi, come vedremo, da un punto di vista percettivo, sensoriale, il parametro per eccellenza è l'estetica. Infatti abbiamo definito poi questa seconda parte delle slide il bello interiore, perché l'estetica in qualche modo rappresenta questa interiorità del corpo, corpo che può essere non per forza il corpo umano, di un essere umano, ma anche il corpo di un oggetto, come vedremo. Rappresentando le sue qualità interiori che in un modo o nell'altro vanno verso dei canoni di armonia, di equilibrio, dei canoni estetici, il bello potremmo definire, che ovviamente poi sono i canoni imperanti nel tempo specifico. E vedremo andando avanti, affrontando soprattutto questa tematica da un punto di vista del mondo postmoderno, come in realtà il mondo postmoderno, attraverso tutta una cinematografia, una letteratura, attraverso proprio la forma mentis collettiva, e ci riferiamo in particolare all'Occidente collettivo, abbia prodotto un senso della bellezza diverso, diverso sia dal mondo moderno, ma ancor di più dal mondo antico, dall'antichità classica. Dal greco aesthesis, l'estetica, che significa sensazione. Aisthanomai è il verbo, che significa percepire attraverso la mediazione del senso. In pratica, come dicevamo, diciamo, l'estetica, la proprietà viva, qualitativa, spirituale della materia, la percepiamo da un punto di vista sensoriale, non da un punto di vista intellettuale. Infatti, proprio Baumgarten, che sarà uno dei massimi studiosi, anzi forse l'elaboratore del concetto di estetica da un punto di vista moderno, con il suo trattato proprio Estetica del 1750, la definirà come una scienza della conoscenza sensibile, scientia cognitionis sensitive, ovvero la scienza della conoscenza sensibile, che è una disposizione intellettuale sensistico-percettiva. Quindi vediamo già che c'è la differenza dal modo di comprendere, di accedere alla realtà che è del pensiero logico, tipica del pensiero logico e quindi della procedura intellettuale, dell'astrazione intellettuale. Secondo una di,
divisione, un dualismo che sarà tipico poi della mentalità dei moderni, della filosofia dei moderni, a cominciare da Cartesio, la res cogitans e la res extensa, quindi diciamo il soggetto pensante è diverso dalla res extensa, cioè dalla materia fondamentalmente, quindi anche dal corpo. C'è questa divisione netta, dualistica, e anche diciamo da un punto di vista estetico, Baumgarten effettuerà la stessa divisione e concepirà l'estetica come un qualcosa di percepibile attraverso i sensi e non attraverso l'intelletto. Quindi l'estetica è una manifestazione delle forme dell'armonia, questo diciamo più da un punto di vista proprio generale e classico. Viene ulteriormente elaborata nel mondo moderno da Baumgarten, come appunto la scienza della conoscenza sensibile e quindi quella disposizione intellettuale più di tipo sensistico-percettiva che di tipo logico. Ma l'estetica è una disciplina di studio ed è trattata dalla filosofia dall'antichità, dai tempi di Platone, fino per passare a Plotino, Tommaso d'Aquino. Che differenzierà i due tipi di bello, tra cui appunto il bello che è direzionato verso la virtù, il bello integrale. Ma anche Heidegger, Gadamer, insomma, l'estetica sarà una disciplina di studio che accompagnerà la storia dell'uomo e sarà scandita anche dalle differenze del senso comune, della forma mentis collettiva. Diciamo, se nell'antichità poteva essere appunto la manifestazione massima dell'interiorità, delle forme dell'armonia, lo è ancora nel mondo moderno, a partire dal Rinascimento, che cercherà di riprodurre quell'armonia classica, ma inizia questo processo di scissione che abbiamo spiegato con Baumgarten. Di ciò che è bello da un punto di vista intellettuale, di ciò che è bello perché percepito da un punto di vista sensoriale, del bello oggettivo e del bello soggettivo, del bello e del bello integrale. Inizieranno queste forme di divisione, di dualismo, che sono tipiche del mondo moderno e che hanno delle origini anche nel cristianesimo. Due parole proprio sull'estetica di Baumgarten, il suo trattato del 1750. Lui partirà dalla poetica, definendola un analogo della ragione. Quindi, così come la ragione ha i suoi canoni, il logos ha i suoi canoni di armonia, di equilibrio, di ordine, allo stesso modo anche la poetica e quindi per estensione le arti avranno i loro canoni che andranno in questo senso. L'estetica è connaturata allo spirito umano, rappresenta una naturale tendenza dell'uomo verso la bellezza sensibile ed artistica. È una conoscenza aurorale, ma non irrazionale, per cui è un altro tipo di conoscenza, non intellettuale, ma tuttavia non bisogna intendere questo non intellettuale come un qualcosa di irrazionale, ma è un qualcosa appunto che arriva da una percezione sensoriale di tipo potremmo definire sovrasensibile, divino, quindi non è un'irrazionalità subcosciente, qualcosa che si scatena nell'uomo e non ha un suo ordine, una sua direzione, è un qualcosa che proviene da dimensioni celesti, potremmo dire. È una conoscenza indipendente e specifica, questa poi sarà uno dei tratti del sapere del mondo moderno, cioè quello di separare le conoscenze tra loro. È una conoscenza poliedrica e polisemantica, e quindi diciamo abbraccia tante discipline, abbraccia una vasta gamma di simboli, ed è una conoscenza che riguarda oggetti individuabili ed individuati, quindi diciamo riguarda delle opere, delle oggettivazioni ben precise, anche appunto l'estetica umana, gli individui, appunto. Uno dei passaggi di Baumgarten dell'estetica, che l'estetica, la teoria delle arti liberali, gnoseologia inferiore, arte del pensare in modo bello, arte dell'analogo della ragione,
è una scienza della conoscenza sensibile. Quindi è proprio una disciplina che affronta in modo sistematico quella che è la conoscenza sensibile. Von Gardin sarà, diciamo, il padre, sia per influenza di Kant della critica del giudizio, dove affronterà proprio in quest'opera Immanuel Kant, altro esponente del dualismo tipico filosofico e scientifico moderno, che dividerà tra il sole e il sé, il dover essere e l'essere, quindi un qualcosa a cui si aspira e un qualcosa che si è e a cui appunto si tende, che appunto fa da base a ciò che si vorrebbe, si dovrebbe essere. Ai filosofi della scena illuministica romantica del Settecento e dell'Ottocento, su tutti Mendelssohn ed Herder, a filosofi italiani del Novecento come Croce e Garrubi, e anche al suo allievo per eccellenza, lo storico dell'arte Joachim Winckelmann, che appunto definirà un'autonomia dell'arte come appunto l'espressione della bellezza fine a se stessa, non finalizzata a scopi morali e religiosi. Quindi l'arte che ha come fine la bellezza, il bello disinteressato. E uno dei massimi esempi di questo modello ideale storico è l'arte greca. Su questa, diciamo, base nella quale abbiamo definito, diciamo, l'estetica nei suoi tratti storici, nella sua definizione, vediamo anche però di caratterizzare l'estetica da un punto di vista più completo, diciamo, integrandola del campo metafisico. Abbiamo parlato del bello interiore, della manifestazione della forma e dell'armonia, delle proprietà spirituali e qualitative della materia. Bene, quindi non possiamo che dire che in realtà anche l'oggetto, il corpo, il pezzo di materia, diciamo in questi termini, ha una sua metafisica, che forse è la cosa che più di tutte lo connatura. L'oggetto o il soggetto va oltre la mera utilità e funzionalità. E questo poi lo vedremo tra un po', dal punto di vista del design, dal punto di vista della produzione, del mondo della produzione, del mondo del commercio. L'oggetto o il soggetto ha delle proprietà interiori che vengono messe fuori attraverso l'estetica. Molte volte ci si attrae ad un oggetto che possa essere anche semplicemente un elettrodomestico, non solo e non tanto, o in alcuni casi addirittura niente affatto, per quelle che sono le sue utilità specifiche, le sue funzionalità, ma per le sue proprietà estetiche. Ci si sente attratti, ci si sente affini con un oggetto. Talvolta, non so, si acquistano scarpe, vabbè, forse scarpe e vestiti è l'esempio dove l'estetica c'entra un po' di più, e quindi, diciamo, c'entra un po' meno la funzionalità e più le proprietà meramente estetiche. Ma talvolta ci si sente attratti, affini a una persona, ad esempio, o anche a un determinato prodotto, un elettrodomestico, un cellulare, un'automobile, non ne parliamo, per appunto quelle che sono le sue, quei suoi, diciamo, quelle sue caratteristiche, quelle sue emanazioni sottili che producono quell'affinità, che producono quella similitudine. È un'affinità elettiva che c'è tra il soggetto e l'oggetto, i due soggetti, che molte volte anima appunto l'interazione o anima sta alla base di un acquisto. E va, questa cosa molto, va oltre alle volte anche la semplice utilità e funzionalità di quell'oggetto.
Ora veniamo più nello specifico, al nostro tempo, perché appunto se da questo discorso generale, questo excursus storico che abbiamo fatto sulle nozioni, sulla nozione di estetica, sulla definizione di materia oltre la materia, questo discorso va calato nella specificità del nostro tempo. Il tempo dove si afferma il digitale, dove si affermano le nuove tecnologie, dove si afferma la nuova materia. Possiamo, in che senso parliamo di una nuova materia? Parliamo di una nuova materia perché, e questo è presente in alcuni dei miei scritti e anche in un concetto che ho espresso in diversi dei vari webinar, il tempo procede secondo una sua scansione, secondo una sua linea, che ha appunto un carattere anch'esso qualitativo. Di conseguenza l'ambiente storico e più in particolare l'ambiente percettivo del soggetto che vive il suo tempo specifico cambia a seconda delle caratteristiche qualitative che ha il suo stesso tempo storico. Anche in questo caso il tempo è ben oltre che la semplice scansione oraria, come definita dalle filosofie materialiste e anche da quelle evoluzioniste. Anzi, secondo una certa concezione ciclica che è tipica di tutte le tradizioni premoderne, il tempo è appunto ciclico. Il tempo procede secondo cicli ascendenti e decadenti. E nel ciclo decadente, che è la nostra fase specifica del tempo storico e del tempo umano, le qualità originarie, auree, potremmo dire, della realtà, degradano sempre più fino a giungere a qualità sempre più materiali, qualità sempre più grezze, fino a giungere al mondo postmoderno nel quale una nuova forma di materia connatura la realtà che viviamo. Per farla breve, se nell'antichità l'ambiente terrestre era fatto di elementi prettamente naturali come il sole, il cielo, i mari, le montagne, i fiumi, i boschi, man mano si sono introdotti dei nuovi elementi, sempre più materiali, di una materia creata dall'uomo. Le rivoluzioni industriali, le prime due in particolare, hanno dato vita alla fabbrica moderna, alla macchina a vapore, alla metallurgia, agli idrocarburi, all'elettricità, alle telecomunicazioni. E questo ovviamente ha dato vita a delle forme, a degli oggetti, a dei media di tutt'altro tipo rispetto a quelli che vengono prodotti in maniera naturale, appunto, dalla natura. Questo è il mondo moderno. Ma il mondo postmoderno aggiunge degli ulteriori elementi. Con la terza e la quarta rivoluzione industriale si ha il passaggio verso l'elettronica, l'informatica, internet, il digitale, le nuove tecnologie. Quindi si aggiunge un altro tipo ancora di sovrastruttura, un nuovo strato di realtà alle due realtà precedenti. Questo discorso dove ci porta? Ci porta a comprendere e a inquadrare anche quali sono le caratteristiche, i fattori dominanti del nostro tempo, del mondo postmoderno. Vi è innanzitutto una modifica della percezione, accompagnata alla scansione ciclica del tempo, si ha un fenomeno, un moto di decadenza della capacità umana di percepire il mondo e la realtà. Mentre nel mondo premoderno, fino appunto alla fine del Medioevo, possiamo dire che l'uomo in generale era più a contatto con lo spirito, con la spiritualità. Fino al Medioevo è un inno alla sacralità della vita, della realtà, il sacro in ogni ambito della vita, per non parlare del cristianesimo, prima ancora del mondo romano, per non parlare appunto
dell'Oriente, il contatto con il divino, con lo spirito, con le forme invisibili della realtà, con le forze invisibili della realtà, era un qualcosa di scontato. Era dato per normale fino al mondo premoderno. Con la modernità avviene una chiusura. L'uomo si chiude allo spirito e anche la produzione filosofica, scientifica, anche la produzione economica, abbiamo visto con l'introduzione dell'industria pesante, la macchina a vapore, le grandi industrie, i grandi complessi industriali. La realtà si chiude la percezione verso lo spirito, si ha la chiusura, il corpo chiuso e solido. Il pezzo di materia, l'uomo diventa un pezzo di materia e concepisce la realtà come un pezzo di materia. Con la postmodernità avviene un nuovo passaggio, un ulteriore passaggio. Si ha un'apertura verso nuove spinte che questa volta però vengono dal basso, vengono, potremmo dire, dal polo negativo dell'essere, insomma, vengono dalla parte inferiore. E questo acquisisce tutta una serie di coloratura anche da un punto di vista della mentalità collettiva, del modo di essere. Si ha una spinta verso il dionisiaco, come vedremo, quindi meno apollineo e più dionisiaco, più spinte creative, emozionali, e di energie funzionali che vengono allo scoperto. Si ha quindi una modifica della percezione anche del mondo. Si inizia a concepire anche un carattere spirituale, ma che spesso viene semplicemente dalla natura, viene quindi dalla materialità delle cose, e che, come vedremo ora brevemente, prende tutta una serie di pieghe. La nuova materia del nostro tempo, della postmodernità, che quasi quasi, non dico che sta diventando l'unica materia, ma potrebbe sempre più diventare quella dominante. È fatta di connessioni, chip al silicio, software, hardware, robot, intelligenze artificiali, oltre che a tutto il complesso della realtà virtuale, del metaverso, l'infosfera nella quale siamo tutti in qualche modo permanentemente connessi, come direbbe Luciano Floridi. Quindi abbiamo costruito una nuova materia, sottile però, di una sottigliezza che però è elaborata dagli artifici umani. Quindi una sorta di riproduzione, di imitazione, per altri ancora, di quello che potrebbe essere proprio il mondo spirituale, ma creato e riprodotto o imitato dall'uomo, e che è appunto il mondo del digitale, il cyberspazio, l'infosfera, la tecnosfera. La nuova materia elabora anche, produce anche un nuovo tipo umano. Gli studi sul postumanesimo, da questo punto di vista, sono abbastanza espliciti. La macchina, potremmo dire, che è già incarnata, non c'è bisogno di installarsi microchip corporei o craniali o integrare dentro di sé delle apparecchiature particolari, perché le nostre reti neurali, quelle della nostra mente, sono già cablate con le reti neurali del personal computer che avete davanti o del cellulare che avete davanti. Può sembrare un discorso di fantascienza, un discorso pazzesco, ma in realtà non lo è per niente. Se pensiamo che vi sono anche delle componenti invisibili diciamo nella realtà. Se pensiamo che il cervello ha una grandissima, forse unica proprietà neuroplastica, una epineletica, nella quale appunto il cervello, grazie alla quale il cervello riesce a plasmarsi a seconda di quelle che sono i contesti e delle situazioni, allora possiamo capire che, anche se non lo vediamo, ma tra la nostra mente e il nostro personal computer, il nostro cellulare, vi è già un cavo che connette le due entità.
Questo è già il postumanesimo. Il postumanesimo è oggi, no? Non c'è bisogno di vedere uomini con la testa mezza meccanica. Magari vedremo anche quelli, chissà, ma forse non ce ne sarà bisogno. Poi non è detto che tutte le fantasie umane vengano realizzate per niente alla fine. Si pensava quando fu inventata l'automobile che poi in futuro ci sarebbero state le macchine volanti. Non è stato così, non ce n'è stato bisogno. Se semplicemente una realtà, un progresso non è utile agli sviluppi della storia umana, questa cosa rimane una nostra fantasia, no? Non viene realizzata. Viene esclusa dal divenire dell'evoluzione umano-tecnologica. Quindi potremmo dire che noi siamo già dei cyborg, il nuovo tipo umano è già oggi, è un tipo umano permanentemente connesso, on life, dice Luciano Floridi, non più offline o online, è un tipo umano già ibridato con la macchina, con i computer, con i social network, con i cellulari di smartphone, con le nostre televisioni, perché no? Quindi non c'è bisogno di ulteriori passaggi. Poi ci siano o non ci siano, da questo punto di vista è un sovrappiù. Già siamo postumani. Quindi, fatto anche questo cappello di tipo metafisico-antropologico, metastorico, metafisico ed antropologico, su quelle che sono, quella che è l'evoluzione della realtà, del modo di percepire la realtà. E quella che è l'evoluzione della materia, del modo di percepirla, è quello che è l'evoluzione dell'uomo e il modo di percepire dell'uomo, ci addentriamo appunto più nello specifico al mondo postmoderno e a quello che definiamo come il sex appeal dell'inorganico. L'inorganico diventa appunto la nuova materia, la base della nuova realtà. E che emana addirittura un suo sex appeal, una sua carica erotica. E che vedremo ora tra un po'. Prima facciamo un cappello di carattere storico. La postmodernità è caratterizzata da una paganità di ritorno. È stato messo via il cristianesimo, almeno in linea di massima, almeno parliamo dell'Occidente, e questi fenomeni riguardano in particolare il nostro mondo. È stato messa via, sono state messe via le filosofie, le scienze moderne, anche dal punto di vista scientifico, le neuroscienze, in particolare, o anche la fisica quantistica, stanno tentando un superamento, e ci sono riusciti dal mio punto di vista, di quelle che sono anche le concezioni moderne della scienza, le concezioni positiviste. Sia che sia in una nuova veste neodarwiniana, e quindi comunque sempre materialista ed evoluzionista, sia che invece in una veste che addirittura abbraccia la metafisica e la spiritualità, le scienze positiviste, quelle che riguardano lo studio del corpo, come appunto dicevamo prima, come un qualcosa di chiuso, di statico, con una sua essenza preordinata e ben precisa, questo modo di concepire le scienze sta diventando sempre più obsoleto, ci si apre a nuove forme neuroscientifiche, soprattutto appunto le neuroscienze, che sono nella duplice versione, sia neodarwiniana, quindi prettamente evoluzionista, nella quale appunto vi è un continuo divenire di enti che interagiscono tra loro, che si cablano tra loro, dando vita a forme sempre più complesse, sempre più diverse, sempre più adattabili o adatte al mondo circostante. O addirittura in una versione, che è quella che trattiamo più noi nello specifico, almeno io nei miei webinar e nei miei articoli, di tipo neoplatonica, di tipo metafisica, nella quale le neuroscienze, la fisica quantistica aprono alle proprietà spirituali dei corpi e della realtà. La scienza moderna con questo
si ricongiunge nel tempo e nello spazio all'antichità classica occidentale greca e romana, o anche addirittura all'Oriente, alle discipline orientali. Con la nostra fase specifica si mette via anche quindi la scienza moderna, la filosofia moderna, le ideologie moderne, tutto ciò che quindi in qualche modo ha dentro di sé quel dualismo tipico del quale parlavamo prima, tra la spinta al dover essere, al seguire i valori, che siano filosofici, che siano etico-morali, che siano ideologici, che però appunto differisce questa spinta, questa categorizzazione, questa concettualizzazione di valori, differisce da quella che è la vita concreta, dall'essere. Con la paganità, con la postmodernità, si avrà un fenomeno di paganesimo di ritorno, definito in questi termini anche da Michel Maffesoli, nel quale si ha un ricongiungimento, un superamento di questa dualità, di questo dualismo. Il divino ritorna sulla terra. Si vive in qualche modo nel tempo presente, per l'attimo, che sia soprattutto però da un punto di vista edonistico, dionisiaco, dell'appagamento sensoriale. Non esiste più la proiezione, che sia religiosa, che sia ideologica, verso l'altrove, verso qualcosa che dovrebbe essere. Il divino e quindi diciamo la realtà concreta e presente ritorna a prendere dei caratteri essa stessa magici. Questo si abbina a un certo edonismo di massa, la vita per il piacere, anche in questo caso vi è un ritorno della sensorialità, anzi più che un ritorno, un culto della sensorialità. Tornando da questo punto di vista e anche da un punto di vista del culto della natura, vedremo come il panteismo. Vediamo come il panteismo naturalistico, una dottrina specifica che vede nella natura il Dio, vede il divino che si esaurisce nella natura, è appunto la base della maggior parte dei movimenti ambientalisti attuali. In qualche modo vi è una divinizzazione della natura, è un ritorno delle forze divine sulla Terra, che riproduce un po' l'antica paganità, la paganità precristiana. Il dionisiaco sarà un altro di queste caratteristiche, la spinta alla creatività, all'estro, alla vita, alla concezione della vita artistica, diversamente dalla modernità fredda, prometeica, utilitaria, nella quale appunto tutto è calcolabile, tutto è quantizzabile. Tutto va volto a uno sfruttamento di tipo utilitario. Altra caratteristica che ha dei tratti precristiani, potremmo dire, è quel fenomeno che Michel Maffesoli definirà come il tribalismo metropolitano postmoderno. La vita si organizza attraverso delle piccole tribù o delle grandi tribù metropolitane. La vita comunitaria in qualche modo riprende attraverso queste tribù, vuoi che sia in base allo stile musicale, al genere musicale, vuoi che sia in base allo stile di vita, al modo di essere, al modo di vestire. La vita si riorganizza, la relazione umana si riorganizza da un punto di vista comunitario con uno schema tribalistico, con un totem centrale, che può essere, non lo so, la musica rave, la musica punk, il fenomeno dei concerti, delle jam, dei rave party, le partite di calcio per i ultras. Cioè, ognuna di queste tribù ha al centro un totem, un elemento, un fattore centrale, e intorno a questo totem si svolge la propria vita aggregativa. Come dicevamo, assistiamo anche al fenomeno delle modificazioni corporee della percezione dell'ambiente, un fenomeno del quale le modificazioni dell'ambiente parlerà René Guénon in bibliografia, poi sono messi tutti i vari riferimenti precisi, che è tipico del post e del transumanismo, quindi
il corpo inizia a modificarsi. Come abbiamo visto, già siamo postumani per il fatto stesso di trascorrere 7, 8 o 9 ore in maniera ormai fissa, in media, davanti ai nostri, davanti ai no, o meglio, integrati ai nostri dispositivi. Si ha una nuova percezione dell'ambiente molto più sensoriale, molto più della pulsione emotiva, dell'estasi collettiva in questi grandi raduni di massa. Ci sono quindi tutta una serie di realtà nelle quali la parte emozionale la fa da padrone. Anche da un punto di vista culturale, della cultura collettiva, si hanno quindi dei cambiamenti. E il cambiamento, appunto, proprio della percezione, della concezione dell'estetica, quindi tornando alla definizione originaria, quindi delle proprietà qualitative della materia. Nel mondo postmoderno si ha un cambiamento. Nuove forme estetiche verranno fuori. La fantascienza e il fantahorror della cinematografia di David Cronenberg ne sono uno dei massimi esempi. Allo stesso tempo, i romanzi che hanno dato vita alla cultura cyber, da Ballard a Gibson a Binge a Stephenson, alle arti contemporanee, come appunto la body art, l'arte contemporanea in generale dei vari Fischer, dell'italiana Cenci, la musica che cambia, che appunto anch'essa è suscettibile delle nuove ibridazioni con la realtà postmoderna, con le apparecchiature, con la materia specifica della realtà postmoderna, che sono appunto le varie apparecchiature, le varie drum machine, i sintetizzatori, i campionatori, i piatti, che sono appunto i dispositivi con i quali suonano i vari artisti del nostro tempo. Quindi ne ho menzionati alcuni: Aphex Twin, Chemical Brothers, Underwood, Jeff Mills. Ovviamente questo è un elenco molto generale, inseriteci tutti quelli che insomma vi vengono in mente, però serve a concepire, a dare l'idea del passaggio, anche da un punto di vista musicale, dalla musica classica. Si è passati via via ad una musica sempre più di stampo, oddio, dovremmo fare dai primordi della musica, passando per la musica liturgica, giungendo poi alla musica moderna, che è già la musica classica, anche se risente ancora di tutta una serie di strumentazioni tecniche che potremmo dire che sono tarate sull'antichità, diciamo, sulla tecnica antica, fino poi all'introduzione dell'elettricità e quindi della chitarra elettrica, degli strumenti elettrici, fino a giungere all'elettronica e al digitale. Quindi queste trasformazioni sono nel mondo della musica, queste trasformazioni nel mondo dell'arte, dall'arte classica passiamo via via verso l'arte con l'arte moderna, fino a giungere all'arte ibridata, che è l'arte contemporanea. Questi sono i temi e le tematiche proposte nei romanzi che trattano queste tematiche nello specifico. Questo sono anche, appunto, diciamo, i temi fondamentali del cinema di fantascienza, o fantahorror, body horror, potremmo dire, del cinema di Cronenberg. In qualche modo, in tutte queste manifestazioni dello scibile e della creatività umana del nostro tempo, si mette in scena quello che Walter Benjamin, nei Passages, una delle sue opere fondamentali e che segna anche uno stacco nella sua concezione del medium e in generale proprio nella concezione del medium a tutto tondo, dando vita probabilmente alla scena mediologica, sex appeal dell'inorganico è appunto per Benjamin il fascino di ciò che non è in vita. Anche un computer, anche un paio di scarpe, anche un'automobile hanno in realtà un loro sex appeal.
Bene, con il mondo postmoderno questo sex appeal diventerà sempre più vivo, sempre più pulsionante e pulsionate, sempre più pregno di carica erotica, potremmo dire. I passengers, appunto, rappresentano questo passaggio fondamentale nel quale i media, e per media intendiamo la concezione che a partire di Marshall McLuhan crea quello stacco tra il medium inteso come il semplice strumento per l'ottenimento di qualcosa, a quella interfaccia che è però essa stessa messaggio. Non è lo strumento per l'ottenimento, per la produzione del messaggio, ma ha dentro di sé, ha incorporato il fine dentro di sé. A un livello tale da ricostruire, ristrutturare la stessa antropologia e la stessa storia umana. I media che abbiamo sotto, diciamo, sotto mano, con i quali siamo già ibridati, come dicevo prima, appunto ci hanno ibridato, ci hanno cambiato profondamente, direi, a un livello di massa, direi, in una maniera straripante. E abbastanza piena anche di tratti inquietanti, o comunque negativi. Lo stesso vale per la storia, il peso che hanno avuto i media nella storia, dall'introduzione della stampa, della lettera scritta, della lettera stampata, del libro, che hanno frazionato la società, a detta di McLuhan, hanno creato i nuovi imperi, hanno creato i nazionalismi, hanno creato l'individualismo. Alla società elettrica, all'era elettrica, che invece ritorna a costruire un campo unificato, ritorna ad unificare in un unico villaggio globale l'umanità, a creare una specie di ritorno, ecco, della tribalità antica in una veste però moderna, o meglio della seconda modernità per McLuhan, che poi corrisponderebbe alla nostra postmodernità. I Passages di Parigi, quest'opera di Walter Benjamin, sono realizzati tenendo conto di questo. Benjamin, che veniva sostanzialmente da una formazione, potremmo definire della scuola di Francoforte, cioè quel complesso di intellettuali, di studi, di ricerche a base marxista, che però hanno caratterizzato il marxismo meno da un punto di vista politico, meno da un punto di vista della scienza positiva che era per Lenin, e più da un punto di vista dell'analisi critica, integrandolo con psicologia, sociologia, antropologia. La concezione classica della scuola di Francoforte era appunto una concezione tipica del marxismo, tipica di un'ideologia positivista per la quale il mezzo serve a qualcosa, ma con la scuola di Francoforte addirittura il mezzo è dentro di sé già capitalista, già porta dentro di sé il rapporto di classe che c'è e di sfruttamento e di dominio che c'è del capitale verso il lavoro, del capitalista verso il lavoratore. Di conseguenza la tecnica, i media, la tecnologia per i francofortisti su tutti Horkheimer ed Adorno, in particolare con la dialettica dell'illuminismo, è di per sé totalitario. E quindi, diciamo, la scuola di Francoforte, che è padre anche di un certo cospirazionismo attuale, contemporaneo, vede nella tecnologia un male, sostanzialmente, che serve il potere, è utile alla totalizzazione del potere. Benjamin sarà il primo a dire: sì, ma aspettiamo un po', aspettiamo un attimo. Questa cosa è vera, ma è vera, per esempio, lo dirà nell'era della riproducibilità tecnica, nell'era della riproducibilità, della riproducibilità. Comunque, ho messo il testo in bibliografia sempre di Walter Benjamin. Dirà appunto: sì, c'è questo aspetto totalitario, inquietante. Della tecnica, della tecnologia, ma la tecnica apre anche a degli squarci innovativi, come appunto la democraticizzazione della creatività. L'opera, diciamo, proprio grazie alla sua riproducibilità, che può essere alla portata di tutti, perde la sua aura,
sua aura che gli dava, che gli conferiva quel senso sacro, aristocratico, quindi non democratico, non accessibile al popolo, l'opera ora diventa alla portata di tutti, il che rappresenta per Benjamin in particolare, che è un progressista, un beneficio in quanto riesce a portare una conoscenza, a renderla accessibile a tutti, al popolo. E questo apre anche a delle possibilità creative dello stesso soggetto, che sono date appunto nei Passages, per esempio. Benjamin costruisce una storia della cultura attraverso la dimensione visiva e attraverso una ibridazione di dispositivi, dispositivi a base tecnologico-simbolici, immagini, personaggi, temi, sono tutti ibridati, in un unicum che appunto rappresenta questa nuova svolta creativa. Per certi versi unica che è offerta dalla tecnica moderna, dalla tecnica contemporanea. Quindi diciamo in questo la tecnica, la tecnologia rompe con quello schema secondo il quale appunto essa sia un dispositivo, un apparato che è a uso esclusivo e a vantaggio del potere. Sempre sul sex appeal dell'inorganico potremmo, diciamo, soffermarci brevemente su Bataille e Marx, Georges Bataille, che appunto parla già nelle sue opere della funzionalità degli oggetti, riprendendo tra l'altro Karl Marx, per il quale il capitale inorganico, che appunto è quella parte del capitale che è diversa dal capitale appunto tangibile, materiale, si estende in questo discorso fino al capitale cognitivo, cioè diciamo quel capitale appunto non costituito dalla materia e non prodotto dal tempo di lavoro necessario, ma prodotto dal tempo di lavoro liberato, quell'eccedenza che l'uomo ha in più nella sua giornata di lavoro. Il capitale inorganico, però, nell'evoluzione del capitalismo, della stessa. Diciamo della stessa dinamica del capitale, della dinamica storica, e grazie allo sviluppo del general intellect, quindi dell'intelletto generale, della capacità dell'uomo di inventare, di creare, di evolversi da un punto di vista anche tecnologico, il capitale inorganico diventerà sempre più grande, assorbirà sempre di più e senza sosta la stessa forza vitale di individuo. Si parlerà appunto di capitalismo cognitivo, ci sono sempre i miei articoli su questo argomento, sempre per la DV Media Lab, e si parlerà anche di biopolitica, biopotere, perché in ultima analisi, come dirà stesso Tony Negri, uno studioso del marxismo, uno dei massimi filosofi del marxismo contemporaneo, in ultima analisi, il capitale cognitivo è il corpo umano stesso. In fin dei conti, il cervello è una parte del corpo, significa iniziare proprio a creare plusvalore, a estrarlo direttamente dal corpo vivo. Non c'è nemmeno bisogno che il lavoratore vada in fabbrica, si rechi nel luogo di lavoro. In qualche modo il capitale inizia a succhiare da lui stesso. La realtà postmoderna come pulsione erotica. E questo forse l'argomento fondamentale poi del sex appeal dell'inorganico, dell'estetica del mondo postmoderno. È una pulsione erotica, però, direbbe Mario Perniola, senza mai raggiungere l'orgasmo. È una sorta di corpo vivo inorganico. Quindi di un corpo inorganico, ma che comunque emette delle pulsioni che in qualche modo simulano la vitalità e l'eroticità che può possedere un corpo, ma con la caratteristica di non giungere mai all'orgasmo, un continuo rincorrere. È il ritorno di Onan, direbbe Michel Maffesoli, tuttavia senza l'emissione del sé. Ma Maffesoli parlerà anche del nostro tempo come quello del ritorno di Onan,
il dio della masturbazione. Ovviamente in questa similitudine, in questa pratica, presa da un punto di vista simbolico, ovviamente, vi è la capacità di immaginare. La capacità immaginativa sta alla base, è uno degli elementi di quella che abbiamo definito come il ritorno della paganità di ritorno del mondo postmoderno. È uno di quegli elementi che bypassano il carattere logico calcolante della modernità fredda e prometeica, che in qualche modo si riaggancia al mondo premoderno, facendolo dalla parte delle pulsioni, di uno spirito, ma che è uno spirito più che celeste, tendente al trascendente, è uno spirito incarnato nella natura, incarnato nella sensorialità, incarnato nell'emozionalità. Quindi la postmodernità si consacra come una continua pulsione erotica senza mai raggiungere l'orgasmo e come il ritorno di Onan, ma senza mai l'emissione di sé. Proprio per Mario Perniola, autore dell'opera Il sex appeal dell'inorganico, appunto, che appunto si rifà a questa, alla citazione di Walter Benjamin, il quale si rifà a un'opera di William Shakespeare: la lingua che mi pervade e mi copre, il sesso che mi penetra e mi indossa, la bocca che mi succhia e mi spoglia, tutto è metafora vestimentale. Le pieghe del sesso femminile non sono diverse dagli affossamenti del tessuto del sedile. La pelle che scorre lungo l'asta del sesso maschile è affine alla federa del braccione. Le lessi di carne dei nostri corpi, liberate dal tempo e sospese in un incanto senza attesa, sono l'oggetto di un investimento sessuale infinito ed assurdo, che potrebbe sembrare più consono a un sarto, a una modista, a un tappezziere impazziti che ad un filosofo. Quindi con questi continui, queste metafore, continui simbolismi che effettua Mario Perniola, viene messo bene in luce il carattere, della nostra realtà, il carattere estetico, erotico, della realtà nella quale siamo immersi. Il sex appeal dell'inorganico è tutto questo, quindi la metafora vestimentale, come appunto il vestito, come un qualcosa che pulsa eroticità, il tessuto del sedile che assomiglia alle pieghe del sesso femminile, lo stesso vale come la fodera per la fodera del bracciolo per quello maschile. Cioè si dà molto bene in queste similitudini, in queste ibridazioni di concetti, di percezioni, di rappresentazioni estetiche del mondo nel quale siamo immersi, si dà molto bene il senso, l'idea di che cosa sia il sex appeal dell'inorganico. Darsi come una cosa che sente e prendere una cosa che sente. Questa è la nuova esperienza che si impone al sentire contemporaneo. Esperienza radicale ed estrema, che è il proprio fulcro nell'incontro tra filosofia e sessualità. Perniola riesce a integrare sempre questi due campi, che è una cosa tipicamente anche della filosofia postmoderna, riuscire a rendere, diciamo, a intrecciare le varie discipline e a farlo in una maniera pratica, potremmo dire, una maniera più che pratica, forse sarebbe il caso di dire vissuta, esperienziale, di un'esperienza che sia però fondamentalmente schiacciata sulla percezione sensoriale. Esperienza radicale ed estrema, che è il proprio fulcro nell'incontro tra filosofia e sessualità, e che tuttavia costituisce la chiave per intendere tante disparate manifestazioni della cultura e dell'arte attuale. Ne abbiamo citate, diciamo, abbiamo fatto prima un breve schema di, diciamo, tutto lo spettro, dal cinema ai romanzi,
alla musica, alla body art, come si intende e come viene rappresentato il sex appeal dell'inorganico, l'ibridazione continua tra percezioni sensoriali, oggetti, associazioni tra oggetti e percezioni sensoriali, espressione della carica sensuale, pulsionale, erotica, degli oggetti e delle rappresentazioni e delle, cioè quindi diciamo che è un unicum, un tutt'uno vivo che però è inorganico. Oppure potremmo dire un tutt'uno di ciò che non è vivo, ma che appunto assume la forma dell'organico. Ciò che suscita inquietudine e costituisce un enigma è proprio il confluire in un unico fenomeno di due dimensioni opposte, quali il modo di essere della cosa e la sensibilità umana. Sembra che le cose e i sensi non si combattano più tra loro, tipico della postmodernità, come dicevamo prima. Essere e dover essere si ricongiungono, si vive ora, una volta sola, come si dice, si vive per il presente, si vive nell'attimo, nel domani non c'è certezza, direbbe il poeta, è appunto il carattere, quel carattere rinascimentale, afroditico, la vita per il piacere, per i sensi, ritorna a viva voce nel mondo postmoderno, andando oltre la modernità, fredda, calcolante e prometeica. Sembra che le cose e i sensi non si combattano più tra loro, ma abbiano stretto un'alleanza grazie alla quale l'astrazione più distaccata e l'eccitazione più sfrenata sono quasi inseparabili e spesso indistinguibili. Così, dal connubio tra l'estremismo speculativo della filosofia e l'invincibile potenza della sessualità, nasce qualcosa di straordinario in cui la nostra età si riconosce. Sulla scorta di Walter Benjamin possiamo chiamarlo il sex appeal dell'inorganico. Quindi Perniola con questa citazione, con questa citazione estratta dal suo saggio, definisce proprio il sex appeal dell'inorganico, questo connubio tra filosofia e sessualità, tra la similitudine, l'analogia che vi è tra gli oggetti, tra i media, tra i quali appunto il bestiario è un medium, a cominciare stesso però da McLuhan, e il corpo umano, con tanto di, diciamo, delle proprietà sensoriali e sensuali, ebbene, da queste ibridazioni, da questo connubio, Perniola definisce il sex appeal dell'inorganico, riprendendo appunto la definizione di Walter Benjamin. Ma ancora, la cinematografia di Cronenberg, le cerniere hanno il loro sex appeal. Si dice nel film Crimes of the Future, l'ultima opera di David Cronenberg del 2022, dove appunto i protagonisti sono proprio dei body artist, i quali appunto a suon di ibridazioni, di perversioni, quelle che potremmo definire in un senso proprio oggettivo, come delle vere e proprie perversioni, ecco appunto lo strano concetto di bellezza interiore, qualcosa di che nel divenire, nello scorrere dell'ibridazione, dell'evoluzione di quella che abbiamo definito come la nuova materia, il nuovo tipo umano, assume dei toni sinistri, perturbanti, potremmo dire, utilizzando appunto un linguaggio tipico della filosofia della comunicazione. La chirurgia è il nuovo sesso. E per chirurgia appunto si intenderà questo tipo di operazioni artistico organico inorganiche che effettuano i protagonisti del film. E quindi diciamo le loro modificazioni corporee, addirittura nel film Crimes of the Future, emanano proprio delle forze, una forza erotica che è in grado anche di costruire delle copule, delle relazioni, delle vere e proprie, diciamo, dei veri e propri momenti sessuali. È un film che rappresenta molto bene il concetto di sex appeal inorganico, così come lo rappresenta Crash, sempre di David Cronenberg, tratto dal romanzo di Ballard,
nel quale il protagonista addirittura ha una sua teoria particolare, secondo la quale gli incidenti automobilistici emanano energia orgasmica, che rimane impregnata poi nell'auto stesso, nel veicolo stesso che ha effettuato l'incidente. Per rappresentare questa loro teoria, la banda di questo personaggio, di questa sorta di artista, scienziato postmoderno, scienziato pazzo, tra l'altro, possiamo dire come tipico dei film di Cronenberg. La banda, insomma, di Vaughan metterà in scena proprio degli incidenti veri e propri che poi riprenderanno, nel quale appunto si cercherà di estrarre questa forza organica dall'incidente automobilistico, addirittura assistendo alle riprese di questi incidenti da loro stessi messi in scena. La banda di Vaughan si diciamo, abbandonerà ad orge masturbatorie, cioè diciamo un film caratterizzato da questa sessualità emanata da queste forme inorganiche, ibridate e intrecciate anche da un punto di vista analogico con l'uomo stesso. Shivers, ancora più precedente, Il demone sotto la pelle, dove appunto una delle protagoniste alla fine del film dirà tutto emana un'energia sessuale, anche la malattia, anche la pelle di un vecchio, pure la parola, essa stessa erotica. Un film appunto che tratterà anche qui, in questo caso, di esperimenti di scienziati, diciamo, un po' sui generis, diciamo così. Che però poi gli esperimenti deraglieranno, andranno a finire male. Il film addirittura si chiude con questa gigantesca orgia a base di sesso e cannibalismo che distruggerà l'utopia dell'Arca di Noè, un complesso abitativo nel quale appunto si mettono in pratica le teorie del dottor Holmes, tra le quali appunto quelle sulla, diciamo, le sue ricerche sulla pelle umana che andranno male, generando una gigantesca pandemia sessuale. Beh, fondamentalmente questa cosa farà sì che gli ormoni in qualche modo impazziranno e appunto il film finirà come finirà. Venendo più diciamo, nello specifico da un punto di vista aziendale, dopo tutta questa inquadratura, dopo tutto questo quadro storico, culturale, filosofico, psicologico, metafisico, sociologico, inquadriamo un po' più nello specifico appunto quello che diventerà la disciplina per eccellenza, che in particolare nel mondo moderno, nel mondo a partire dalle rivoluzioni industriali, caratterizzerà l'estetica degli oggetti che abbiamo sotto mano, ma non solo degli oggetti, anche degli interni. Il design è appunto quella disciplina che si occupa della progettazione degli oggetti fisici e digitali, con l'avvento del digitale, anche questo, tenendo conto sia della funzionalità sia dell'estetica. Come dicevamo prima, l'estetica, l'attrazione sensoriale o l'affinità elettiva nei confronti di un oggetto stesso, talvolta è la proprietà numero uno, la caratteristica numero uno che ci appunto fa sì che possiamo acquistare quell'oggetto. Il design nasce più o meno con la rivoluzione industriale del 1700 e prosegue nei vari campi delle arti, dell'architettura e dell'industria. Le sue applicazioni sono appunto i prodotti industriali, la moda, ovviamente, il design automobilistico, quello nautico e navale, gli interni, soprattutto nell'ambito architettonico, il mondo della comunicazione e tutto il mondo del digitale, quindi hardware, software, ma anche ora è sempre più in voga il design dei mondi della realtà virtuale, del metaverso. Da un punto di vista del mercato, c'è da dire che l'era Covid è stata una vera e propria manna dal cielo, perché
tante cose e anche per il design degli interni, con un ammontare di circa 500 milioni di dollari tra il 2020 e il 2021 di prodotto sul design, e con un graduale superamento che si riscontrerà negli anni successivi. Ovviamente un campo specifico, un'applicazione specifica, un posto di riguardo ce l'ha il design del logo. Abbiamo fatto un webinar e anche un articolo sul brand, sul logo, su come questi simboli, queste immagini rappresentino delle vere e proprie immagini sacre della realtà e del mondo postmoderno. I logo designer quindi sono, i logo design sono i soggetti forse che più di tutti, quelle discipline che più di tutte hanno, diciamo, un posto di rilievo nel mondo attuale. Il logo, il brand è ben oltre, allo stesso modo come la materia è ben oltre che la materia, l'economia è ben oltre che l'economia, ma appunto vanno verso proprietà qualitative. Lo stesso vale per i loghi, che hanno dentro di sé, sono dei simboli e quindi hanno dentro di sé tutta una serie di catalizzano tutta una serie di forze che vanno ben oltre la dimensione puramente commerciale del marketing o appunto della semplice estetica, appunto, a meno che non intendiamo appunto l'estetica come qualcosa anche di qualitativo. Devono emanare una forza, devono emanare anche la filosofia e i valori dell'azienda, ma devono in qualche modo rappresentare un richiamo, un po' come la croce dei cristiani, o come non so, la falce e il martello per il movimento comunista. Devono essere qualcosa di catalizzatore, qualcosa di attraente, qualcosa nel quale le masse, le collettività, le tribù metropolitane e postmoderne possano rivedersi. E tra i vari logo designer abbiamo Milton Glaser, che ha disegnato il celebre I Love Your, Paul Rand dell'IBM, Lyndon Leader per FedEx, la Nike, la Caroline Davidson. Insomma, qui abbiamo un breve elenco con i 12 maggiori logo designer del mondo. Un posto di tutto rispetto in questo discorso, nel discorso giornaliero sull'estetica, ce l'ha l'Italia. L'Italia è forse la terra per eccellenza di questo discorso che abbiamo fatto, almeno da un punto di vista storico. Forse più da un punto di vista dell'estetica postmoderna, per come l'abbiamo definita, lo sono più gli Stati Uniti d'America o l'Inghilterra o altre metropoli dell'Occidente. Ma l'Italia è una terra della creatività e dell'estetica per eccellenza, una terra di arte, di artigianato, del monile, l'arte orafa e l'arte del gioiello, l'artigianato del gioiello, è forse una delle massime eccellenze nelle quali appunto l'Italia si contraddistingue. Abbiamo anche già affrontato nel webinar sull'economia e la postmodernità e nel relativo articolo la capacità, il genius loci italico, che è un genius loci, quindi l'identità profonda italica che è volta proprio alla creatività, all'estero. E quindi diciamo che non può che generare un patrimonio di bellezze artistiche, architettoniche, artigianali. Pensiamo solo al Made in Italy, alla moda. Il design, appunto, si concentra in particolare nelle grandi regioni italiane, la Lombardia, nell'Emilia Romagna, nel Piemonte, il Veneto, Toscana e Lazio. E per quanto riguarda il design della casa, anche, diciamo, vi è stata una grande crescita nel corso degli anni, in particolare poi negli anni della pandemia, per quanto riguarda appunto l'investimento nel design della casa.
la concentrazione delle imprese l'abbiamo letto qui, deve essere un errore, una ripetizione di dati. L'Italia è uno dei massimi, delle massime potenze per l'export. La crescita dell'export è stata del 2,1% negli ultimi anni, del 2,1% verso i paesi UE, del 15,9% verso la Cina, che forse è uno dei massimi utilizzatori dell'eccellenza italica artistica e artigianale, mettendo però, diciamo, dandogli corpo attraverso l'impiego della manodopera, addirittura dell'11% verso gli Stati Uniti. Questo è un expo, è una, sono dati dello studio Esportare la dolce vita di Confindustria. 23,5% verso l'Europa, 38,6% verso gli USA, mentre verso la Cina è del 63,7%. Questi sono i dati complessivi dell'export. Alla fine abbiamo messo una breve bibliografia dei testi citati, con i vari riferimenti, articoli, alcuni anche articoli miei, anche della, appunto, la filmografia dei film citati. Bene, non so, se ci sono delle domande, possiamo procedere a ulteriori riflessioni, chiarimenti. Certo, grazie. Innanzitutto grazie Roberto, Prego. grazie davvero per l'esposizione. E sì, ecco, come ha detto già Roberto, come magari ecco, vedo che comunque alcuni partecipanti è già da un bel po' che partecipano ai nostri webinar, quindi se avete voglia anche di avere un confronto con Roberto, un confronto tra di voi, potete comunque utilizzare la chat, porre domande oppure utilizzare la sezione domande e risposte. Quindi ecco, già sapete, ecco, molti, ripeto, già li conosco, quindi se avete quei siti o altro non fatevi problemi. Scrivete anche in chat così le vediamo con Roberto. Intanto, ecco, nel frattempo che arriva qualche altra, cioè arriva una domanda, io ne approfitto come sempre per mandare qui in chat, innanzitutto ho messo i canali social, se magari oltre alla newsletter volete sempre essere in contatto con noi, ma inoltre vi mando anche il link del programma completo. Qui ci sono i webinar delle prossime settimane. Con Roberto vediamo che ancora non è presente, però poi comunque nelle prossime settimane caricheremo un altro webinar che andrà a dicembre. Mi pare Quindi che quello sullo smart working, se non vado errato. esatto. Quindi come tematica avremo quello dello smart working e lo faremo a dicembre. Ecco, sarà l'ultimo webinar dell'anno di Roberto. Se non sbaglio, è l'ultimo o il penultimo, Roberto, non ricordo bene. Quello dell'anno, Sì. vabbè, l'ultimo dicembre ne faremo uno, no? L'ultimo, esatto. Poi Poi dopo ci sarà. ricominceremo a gennaio, sì. Esatto, poi avremo una nuova programmazione a gennaio, ripartiremo sempre con Roberto, ci sarà anche Silvia Salese, ecco, che conoscete anche, quindi poi dal 2024 si riparte. Quindi il link ve l'ho messo, ecco, quelli presenti adesso potete già riservare il vostro posto. E non so, non ci sono domande? Non vedo domande questo giro. Mi auguro che quindi sia tutto chiaro. Se non ci Mi sono domande, auguro, dai, mi auguro di sì che sia tutto chiaro. vuol dire che è stato già tutto perfettamente compreso, non c'è bisogno di ulteriori delucidazioni. Come dicevo anche all'inizio, diciamo, questi webinar che tengo io, sono appunto volti a fornire un quadro generale del mondo nel quale viviamo, al contesto riguardante il contesto culturale e anche la capacità poi di saper leggere il nostro tempo per tutti quei settori, anche del mondo del lavoro, di disparati che in qualche modo si trovano a confrontarsi con la realtà quotidiana, devono comprendere i fenomeni della realtà quotidiana e interagire con essi. Certo, è chiaro che una certa estetica, un certo modo di concepire il mondo, che molte volte diamo per scontato, o che molte volte non capiamo del nostro tempo, del nostro Occidente, deriva proprio da tutto questo discorso che abbiamo fatto, le modifiche della percezione, le modifiche della percezione anche estetica della realtà, le modifiche del bello, la nuova visione del bello che spesso traspare nella cinematografia, forse con i suoi tratti più inquietanti ed estremi, come è normale che faccia una certa cinematografia, una certa letteratura, ma che poi in realtà
contratti forse meno estremi ritroviamo in tante manifestazioni del nostro tempo. Pensiamo alla musica che va in scena a Sanremo, il Festival della Canzone Popolare, sì, ma vediamo tutti gli artisti, in particolare mi riferisco ai giovani, come si presentano, che musica fanno, che testi scrivono, e vediamo che lì forse, se una visione un po' più caricaturale per certi versi, vi è una manifestazione di tutto questo discorso che abbiamo fatto. Il modo di vestire emana, ma anche dei nostri giovani, no? Il loro stesso modo di vestire emana questa continua ricerca della pulsione, questa continua pulsionalità erotica, senza mai giungere a un fine. Cioè, tutta la realtà che abbiamo sotto mano è un po' fatta così. La stessa informatica, il mondo del digitale, i nostri dispositivi, sono fatti tutti su questo parametro, su questo senso. Emanano una specie di vita, una vita che però non è una vita, non è basata su una vita reale, concreta, ma su una vita inorganica. Quindi il prossimo che faremo sullo smart working ovviamente sarà molto utile per meglio vivere questa pratica che ha avuto la sua esplosione durante il Covid, e che potrebbe costituire una specie di rivoluzione nel mondo del lavoro, nel quale il soggetto può riappropriarsi della propria giornata e del proprio tempo, scandendolo sulla propria base. C'è una Ok. domanda? Ah, c'è una domanda. Ah, Sì. ok. Roberto, ci scrive Roberto e ci chiede, ma c'è la possibilità che i cantanti di Sanremo abbiano un'interfaccia con forme di intelligenza aumentata inorganica o una parte di loro? Questa è più che altro una... Non lo so, non credo, non ne vedo il bisogno per una cosa del genere, poi tutto è possibile, ma quando parlavo dei cantanti di Sanremo e del fatto che essi siano parte di questa realtà, non intendevo il fatto che siano ibridati con una specie di intelligenza artificiale, che in qualche modo gli dica anche cosa fare. Riprendendo il fatto che, come dicevo prima, anche noi siamo ibridati con la macchina e con le forme elementari di intelligenza artificiale che in fin dei conti sono i personal computer. Quindi in questo senso la domanda non costituisce, diciamo, non costituirebbe diciamo, un interrogativo, qualcosa di una novità. Quindi quello che intendevo è che il loro modo di vestire, pensiamo ai tatuaggi, pensiamo ai piercing, pensiamo ad Achille Lauro che va in scena senza, praticamente nudo, a mezzo seminudo, insomma. Pensiamo a quel modo di vestire, a quel modo di atteggiarsi. Ho fatto un esempio, ovviamente, nei cantanti di Sanremo, l'estetica pop contemporanea è piena di esempi di questo genere. Cioè, il modo di vestire dei nostri giovani è pieno di questi esempi, è pieno di oggetti i quali emanano una certa pulsione. La nostra società forse, la società forse è il tratto ultimo di quel processo di liberazione sessuale che abbiamo avuto negli anni 60-70, ed è un processo talmente esteso, da essere talmente intenso, da essere diventato troppo. Quindi fondamentalmente è una società che emana continui impulsi, continui input, che però rientrano in quello schema, diciamo, di input continui che non vengono mai soddisfatti. Vediamo, c'è una nuova. Allora, sì, ci scrive Raffaele, che intanto ecco, ne approfitto per Ah, salutare. Ciao salutiamo Raffaele. Raffaele. Raffaele ci segue anche in altri webinar, anche con Silvio, quindi lo conosciamo benissimo. Benissimo. Allora,
Raffaele chiede, ecco, principalmente chiede a te, Roberto, salve a tutti, mi piacerebbe sapere da Roberto, sempre molto chiaro nello spiegare i fenomeni della modernità e della postmodernità, cosa ne pensi del fenomeno del Vaporwave ed Aesthetics, un fenomeno musicale e artistico nato totalmente dal web più di 10 anni fa, ispirato dall'atmosfera anni Ottanta, riflette in senso straniante. Riflette, sì, in senso straniante e nostalgico, quasi come fosse una sottile critica al consumismo spinto, utilizzando paradossalmente i climi e le atmosfere consumistiche precedenti, il tutto in un'ottica di svaporamento e smaterializzazione, una materialità smaterializzata e postmoderna, se vogliamo restare in tema. Beh, hai spiegato tutto tu. Considerato che non conosco nello specifico il fenomeno, però credo che sia una specie di, ecco, a anni 80, quindi diciamo riprenda un po' l'onda dark wave, i New Romantic, i Bauhaus, non so, i Joy Division, poi anche i Duran Duran. E quindi sì, sono fenomeni musicali che rientrano. Pensiamo per esempio proprio, ecco, al video dei Duran Duran Girls on Film, dove per la prima volta, dando vita a questo celebre, diciamo, a quello che diventerà un capisaldo nella storia della filmografia erotica, ci sono le due ragazze che fanno la lotta nel fango. Cioè, questi sono tutti schemi, tutti modelli. Tutte rappresentazioni di quello che potremmo definire come il sex appeal dell'inorganico. Quindi diciamo l'esposizione sovraeccitante di corpi, di oggetti che emanano pulsione, una ibridazione tra questi aspetti, o tra l'ambito addirittura, come diceva Perniola, filosofico e sessuale. Beh, tutto questo corpus. È appunto una rappresentazione del discorso che abbiamo fatto oggi. Un saluto anche a Roberto, prego. Grazie, grazie mille Roberto e grazie per la domanda, grazie a te. Ok, quindi ecco, ne approfitto per ringraziare di nuovo anche Raffaele e c'è Maria che, ecco, c'è anche Maria che chiede: la continua pulsione erotica, senza giungere alla fine, potrebbe essere associata a un desiderio di immortalità? Input continui per fuggire la paura del pensiero della morte. D'altronde, sconfiggere la morte fisica è anche uno dei temi del post-umanismo. Beh, sicuramente. Eros si tramuta in Thanatos e viceversa. Quindi, sì, senza mai giungere a una conclusione, a una fine che rappresenta, in fin dei conti, l'orgasmo rappresenta una morte, un continuo rincorrere della carica erotica, della carica sessuale, senza mai giungere a una morte, è appunto a tutti gli effetti un allontanamento di essa. Un tentativo di sconfiggerla e poi, diciamo, in determinate filosofie, forse più transumane che postumane, ha la sua massima celebrazione. Ok, va bene, grazie, grazie Maria per la domanda. Ecco Roberto, ti ringrazio anche Raffaele per la risposta alla domanda di Grazie a te, prima. Raffaele. E va bene, se non ci sono più domande, io direi che possiamo anche giungere al termine dell'incontro di oggi. Come sempre, vi ringrazio a tutti per essere stati con noi, grazie anche per l'interazione, grazie mille. Roberto, grazie mille anche a te, come sempre, per aver tenuto Grazie a questa tutti voi, interessantissima grazie a tutti voi, un saluto relazione. e ci vediamo il mese prossimo. Esatto, ci vediamo a dicembre con Roberto, però intanto i nostri appuntamenti non finiscono qui. Vi ricordo che poi nei prossimi giorni potrete ricevere il materiale completo del webinar di oggi, più la bibliografia completa di Roberto. Va benissimo, grazie a tutti, grazie a tutti per essere stati con noi e buona serata. A Buona presto. serata, buona serata.